ascoltate il lavoro, ascoltate il lavoro. Il sindacato dice che bisogna trovare le risorse per le parti deboli del paese, quindi una lotta all'evasione fiscale vera, una tassazione degli extra profitti, perché non è possibile avere tanti gradi di povertà e benessere nello stesso paese e non è possibile avere le persone povere nonostante abbiano ancora un lavoro. Una battaglia per un lavoro più giusto, per un mondo del lavoro più equo, è una battaglia che riguarda anche noi giovani meridionali, perché le maggiori difficoltà, i maggiori problemi si vivono nel meridione di questo paese. La nostra giornata qui oggi non è soltanto appunto sulla questione generale economica, ricorda quel vile attacco alla CGIL che c'è stato un anno fa, e stiamo per ribadire che per noi la Costituzione non si tocca, va applicata. Tutti la conosciamo a memoria, la Costituzione va applicata.